PC Gamer. Time to play. Scusate, ma se mi metteva a parlare prima, sicuramente cadevo al suolo come un idiota. O in acqua. C'è l'acqua giù? Sì, c'è l'acqua. Ciao a tutti ragazzi da EasyGamer89, ben ritrovati sul mio canale con un nuovo episodio di Tomb Raider 3, 12° livello. Siamo arrivati a questo livello cazzutissimo, Aldwych, sicuramente ve lo ricordate, ma noi, giubileri, ce la faremo. Senza schiattare mai? Senza schiattare mai, andata. Piccola scommessa fatta con Gil Alpha Team. E se vinco mi deve chiamare ProGamer1989. Io ce la metterò tutta, Gil Alpha Team, eh? Giocherò in modo concentratissimo, vedrai. Giocherò così, tutto il tempo in silenzio. E non dirò una parola. Ma no, scherzo. Dobbiamo parlare qui, dobbiamo parlare. Allora, prima di tutto arrampichiamoci. Se dovessi schiattare, ovviamente, mi piglio i ceffoni come al solito. Però ce la metterò tutta per non farlo. Parola di Easy Gamer. Allora, arrampichiamoci qua sopra. E siamo già a un punto di livello, abbiamo quasi finito. Sì, magari. Allora, arrampichiamoci qui. E dobbiamo spostare quel blocco in avanti, indietro. Sì, indietro. Perché poi ci servirà per arrampicarci sopra. Vedrete, vedrete. Brava Lara Croft, brava. Che abbiamo ancora un bel po' da fare, su. Allora, andiamo da questa parte per recuperare un po' di roba. Facciamo un piccolo sprint, vai, vai, vai. Ok. Giusto tempismo per frenare, ottimo. Saltino laterale, saltino laterale, saltino laterale, saltino laterale, saltino laterale. E atterriamo subito sulle munizioni, ottimo, ha funzionato. Saltino laterale, saltino laterale, saltino laterale, saltino laterale, saltino laterale. Munizioni per un queste zanzare quanto rompono in estate. Allora, lì c'è un pistola, quindi ammazziamolo. Bello, mi sale in prima persona. Schiatta, 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 schiatta. Chi è? Si è schiattato, però ho voluto sprecare munizioni che sono infinite, per cui chi se ne frega. Avevamo qualcosa da perdere? No. Qui c'è il fratello da ammazzare pure. Dove sta? Eccolo là. E schiatta pure lui. Schiatta, schiatta. Dai, non ti nascondere, su. Bravo, si è schiattato. Allora, adesso arrampichiamoci là sopra. Quello è il blocco che abbiamo spostato. Lo rimembrate? Certo che rimembrate. Dobbiamo arrivare in quella stanza, praticamente, per recuperare una chiave che potremo utilizzare dopo. Quindi, arrampichiamoci. Brava Lara Croft, brava. Che per ora stiamo andando benissimo. Intanto, prima che mi dimentico, voglio salutare Chiara, che mi ha chiesto di essere salutata in questo video, e voglio anche ringraziarla per un'immaginetta che mi ha fatto con Jimp. Me l'ha inviata tramite la pagina di Facebook, anzi no, me l'ha inviata in privato in realtà, poi l'ho messa in vista la pagina di Facebook, per chi non lo sapesse è una pagina di Facebook, se volete iscrivetevi, quindi grazie Chiarette, fate una bella immaginetta con Jimp, ci ha messo i personaggi che adoro, tra cui Lara Croft e Claire Redfield, e grazie mille, l'ho apprezzato molto. Poi ringrazio anche Daniele, un altro che mi segue tramite la pagina Facebook anche, e mi ha fatto anche lui un'immagine. Ci ha messo altri personaggi che adoro, tra cui Leon, Crash, Abe, Lara, Sonic. Questo non mi lascia niente? Sei un tirchio, lo sai? Neanche un medikit, no, proprio niente. Eppure mi ricordavo che mi desse un medikit. Vabbè, lasciamo perdere, va. Quindi grazie anche a Daniele, e ringrazio sempre tutti quelli che mi mandano questi piccoli pensierini. Per voi forse sono poco, ma per me sono tanto, veramente. Mi fanno veramente troppo, ma troppo piacere. Allora, andiamo avanti adesso. Arrampichiamoci là sopra. E qui dovrebbe arrivare un padroncino con un cagnolone. Che siccome gli hanno dati i croccantini, vuole papparsi noi. Mi pare giusto? Schiatta malamente. Ma guarda un po', guarda. Frena? Va bene, il tempismo è andato bene pure. Utilizziamo la chiave qui, chiave della manutenzione. Ci pensiamo noi che siamo degli ottimi tecnici. Oh, la porta in faccia qui. Siamo belli in testa. Sulle spalle. Munizioni per Uzi. Poi. Qui c'è un medikit piccolo. E qui c'è il pulsantino. Che accenderà le luci. Qui dentro. E ci darà anche un pen che possiamo recuperare più in avanti lì. Vai alla Croft, vai. Un tuffetto. Dopo la capriola. Adesso con un altro tuffetto atterriamo proprio sul penny, va bene? Così lo prendi al volo! Mi è andata bene, ottimo! Giornata ottima per registrare Aldo, ci si vede! Allora, adesso dobbiamo andare qua giù. Il segreto è dall'altra parte, ok. Tutto a posto.
Riprendiamo il fucile ossa, perché qua ci sono... Oh, la metropolitana qui! No! Il treno, quello che... Facciamo fuori questi pirla. No, 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 sta fermo. Bastava, mi hai colpito. Ma guarda un po'. Allora, faccio un medikit piccolo che recuperiamo, sicuro. E lì sopra ci sono le Uzi. Non è un segreto, però io sinceramente l'avrei fatto come segreto. Ma vabbè, sono dettagli. Ok, saltino qui sopra. Lì c'è un cristallo della salute, però al momento non lo piglio neanche, perché l'energia è al massimo. Magari ci serve più tardi. Può essere. Anche poi dove sto andando se devo recuperare le Uzi? Ma guarda un po'. Per recuperare le Uzi devo andare prima di qua. Che faccio? Le lascio lì le Uzi? No. Un'arma che adoro. Ma che poi comunque dovevo tornarci qua, per cui... Pigliamole adesso, è meglio. Così le posso già utilizzare con un nemico che c'è già in questa stanza. Anzi, le prendo pure. Ok. Tutto a posto. Adesso. Torniamo lì, dove eravamo arrivati prima. Saltino qui. Arrampichiamoci. Good. Vai, Lara Croft. Un'altra piccola arrampicata e poi un bel saltino all'indietro, eh? Brava. Pigliamo le Uzi. Sì, sì. Sei fermo dove sei tu. Sono caduto. Questo è stato un paperade, però, dai. Ci può stare. Non è stato proprio un errore mio, però... Ma chi se ne frega. Sempre una caduta è stata, per cui... Allora, arrampichiamoci qui adesso. E ora ci avviciniamo a una bella trappola qui. Un bel ingranaggio che ci verrà incontro. Possiamo recuperare anche un segreto. Una sorta di ruota della sfortuna. Gira la ruota, ta-ra-ta. Gira la ruota, ta-ra-ta. Se ti becca puoi schiattare anche tu. Qua ci pigliamo il razzo intanto. Ok. Ed ecco qui. Quindi io qua salverei, sicuro. Almeno se schiatto ripartiamo da qui. Ma noi ce la faremo al primo colpo, vero? Ma sì. Oh, ora. Yes. Dobbiamo spostarci qua verso la parte destra. Altrimenti è caduta sicura. Sì, sì, avvicinati che non ci pigli. Salto con capriola. Ottimo. Aggrappiamoci, 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 aggrappiamoci. Perfetto. Perfect. È quasi il primo segreto. Ok, adesso andiamo a recuperare anche un medikit grande giù. Momento, ecco qua. Medikit grande. Aha. Torniamo su. Da questa parte, ok. Poi, da questa parte, arrampichiamoci. E poi dobbiamo andare di là. Perfetto. Poi dovremo tornare anche indietro per recuperare la chiave. Una delle due chiavi che ci servono dopo. Qua c'è un cristallo della salute, che ci pigliamo. Ok. Saltiamo lì sopra di nuovo. Vediamo di non cadere in acqua, così non perdiamo tempo. Good. Qua adesso dobbiamo evitare i fuochi. Ce la faremo? Si spera. Vai, Lara, che ce la possiamo fare, eh? Non facciamoci intimidire da questi fuocherelli. Anzi, risalvo la partita qui. Vai, Lara, arrampicati. Da brava. No, aspettiamo. Altrimenti per fare di fretta mi appiccio. Poi Lara diventa nera. Si fa una lampada così in modo sbagliato. Ok, facciamo le cose con calma, su. Adesso dobbiamo arrampicarci qua sopra. Così è giusto? Sì. Arrampicati Lara Croft, che ci aspetta un bel saltino all'indietro adesso. Andrà bene qui? Credo di sì. Yes. Premiamo questo pulsantino e si apre quella bottola che abbiamo già visto prima, però era chiusa. Arrampichiamoci qui. Ci sono munizioni per Uzi. Che la bella Lara piglia. Aspettiamo. Ok, un bel saltino in avanti ed è fatta. Perfetto. È facile questo livello alla fine, no? Cosa c'è di difficile? Non lo so. Mi stavo tanto preoccupando io per Aldwych, ma... in fin dei conti. Là c'è un topastro gigante. Che schiatta a colpi di Uzi. E qua c'è un medikit grande e munizioni per fucilozzo, ottimo, tornano utili. Adesso andiamo da questa parte, scendiamo qui e dobbiamo riscendere là.
D'accordo. Scendiamo. Ah, facciamo attenzione adesso perché c'è il cane lì. Quindi andiamo a masturarlo. Dove stai? Mi ricordo di te, eh? Dove sta il cagnone? Non c'è più. L'hanno mangiato? L'energia al massimo, vero? Yes, abbiamo già preso il cristallo della salute. Va bene. Allora, andiamo a recuperare una chiave prima che ci dimentichiamo. Che ora troveremo praticamente sopra l'ingranaggio che ci veniva incontro prima. Quindi pigliamola subito, altrimenti va a finire che me la dimentico come succede spesso. Ok. Dobbiamo tornare qua praticamente. Ripetiamo, poi dovremmo rifare la strada pure, eh. Ah! Ma guardate un po'. Ci tocca sempre allungare i tempi. Come se le cose non fossero già abbastanza difficili, ma guardate un po'. Vi pare giusto? No, che non è giusto. Perché da qui indietro non si può tornare, purtroppo. Perché? Perché? Non lo so. Hanno scelto così? D'accordo. Poi perché Lara non cade da lì? Va bene, ecco la prima chiave che ci serve. Adesso andiamo davanti, da questa parte. Ci ritroveremo esattamente dove stavamo prima, vedrete. Ok, lasciamoci scivolare. Ed eccoci qua di nuovo. Vi ricordate dove abbiamo messo il topastro? Ok. Ributtiamoci giù da questa parte. Ritorniamo lì. Così possiamo andare verso la botola che abbiamo aperto. Ok. Poi da questa parte dovremmo aver finito, almeno per il momento. Ok. Qui l'ha sbattuto anche vicino al muro. No problem. Ok. Andiamo da questa parte. Cristallo della salute, lo lascio ancora lì. Salta Lara, brava. E riarrampichiamoci, subito. Ok, versatina all'indietro. E stavolta andiamo di là. Ottimo. Qua mi ricordo benissimo che possiamo arrampicarci. E con un saltino all'indietro possiamo recuperare delle munizioni. Ottimo. Ripiglio le Uzi qua intanto, perché adesso ci serviranno. C'è di nuovo un padroncino con il cagnolino. Scatta, 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 scatta! E anche tu, scatta! Così impari, senza pietà. Qui ci sono munizioni per MP5, che ci pigliamo assolutamente. Qui c'è un pavimento cedevole. Yeah! Boom! Ha sbattuto anche di faccia al muro, vabbè. Tiriamo indietro questo blocco, così apriamo anche la botola. E libereremo un altro passaggio da esplorare. E infatti si è sentito. Blam! Ottimo, eccoci qua. Ok. Perfetto, eccoci qua. Adesso qui c'è qualcosina da fare. Per cui andiamo da questa parte. Avremo a che fare un po' con dei pulsanti qua. Due pulsantini e faremo spesso avanti e indietro. Ok, salvo la partita intanto, così se schiatto in qualche modo riparto da qui. Si aprono quelle porte, dobbiamo fare abbastanza in fretta perché si chiuderanno. Dobbiamo raggiungere prima quella più in fondo. Dai Lara, non impigliarti da nessuna parte, mi raccomando, perché non abbiamo tempo da perdere. Brava, ce l'hai fatta, visto? Proviamo questo pulsantino, che a quanto pare ha alzato una botola sempre. Dovrebbe essere nella stanza accanto pure. Ok. Ottimo. Andiamo da questa parte. Ci ritroveremo dove eravamo prima, praticamente. In quella stanza con i tasti. Ci sono dei bengali intanto che noi recuperiamo. Ok. Eccoli là i pulsantini. Quindi dobbiamo premere di nuovo questo. Ok. Fare un'altra corsetta. Così arriviamo prima che la porta si chiuda. Presto, Lara Croft, presto! Che stiamo andando benino, dai, benino! Ok, eccoci qua. Ecco la botola che si è aperta. Ok, dobbiamo arrampicarci qui. E c'è un altro pulsante. Premiamolo. Ok. Questa cosa non l'ho capita, che serve? Comunque, vabbè. Lasciamo perdere. Ahia, sono caduto un po' in malomodo qui. Vabbè, dai, non importa. L'importante è che non ci siamo fatti tantissimi danni. Dai, Lara, dai. Non ti impigliare sui muri. Please. Ecco.
Dai, dai, corri, corri, corri! Yes! Per un pelo, eh! Per un pelo! Ah, c'è anche il cristallo della salute, ottimo! Non me lo ricordavo, comunque, meglio così! Vai, Lara! Brava, brava, brava! Ah, forse sì, quel pulsante avrà alzato questa botola, praticamente, in modo da poterci arrampicare, sicuramente per quello! Adesso sì! Oh, parte anche la musica da sospiro di sollievo! Cristallo della salute e seconda chiave. L'abbiamo presa tutte e due, sì? Sì. Chiave di Solomon, chiave di Solomon. Ottimo. Adesso buttiamoci in acqua. E c'è un passaggio nascosto qui, che è da questa parte. Inutile accendere il bengala, tanto bene o male si vede. Ottimo. Adesso si aprirà quella porta e comparirà un nemico. Ehi! Tu mi fa paura, eh? Pippone! Ma guarda un po'. Ah, già che siamo qui intanto, compriamo un bel biglietto. Un gratta e vinci. Usiamo il penny. Ah, voglio comprare il gratta e vinci, si perde sempre. Gratta e perdi. Ecco qui il biglietto. Che ci servirà dopo. Adesso. Dovremmo andare da quel lato. Sì, da questa parte stavolta. Ah, intanto andiamo a recuperare il segreto. Prima che ce ne dimentichiamo. Qua arriverà qualcun altro adesso, me lo ricordo. Ehi! Schiatta e non rompere. Bam! Andiamo a recuperare il segretozzo. Che ci dà poi? Munizioni per fucilozzo. Segretozzo che ci dà munizioni per fucilozzo. Bello, ho fatto pure la rima. Bravo Angelo, bravo. Rima baciata. Ok. Adesso andiamo da questa parte. C'è qualcun altro? Un cane? Qualcosa? Topastri. Ok. Ho un altro. Schiatta. Vediamo di non schiattare qui adesso. Anzi, salverei già che ci sono. Così sono più tranquillo. Ecco qua. E infatti arrivava il treno. Avrei fatto una brutta fine. Premiamo questo pulsantino. Dall'altro lato c'è un cristallo della salute. Abbiamo la salute al massimo, però, visto che qua non dovremmo tornarci, lo pigliamo. Ma sì, chi se ne frega. Poi andiamo da questa parte. Ah sì, adesso viene, diciamo, l'enigma con i pulsanti, con le porte. Questo è triste. Vabbè, io cercherò solo la via d'uscita. Tanto di recuperare anche tutti gli oggetti non mi interessa più di tanto. Ok, risalvo qui, dai. Perfect. Vediamo di liberare semplicemente il passaggio. Allora, prendiamo questo intanto. Poi, andiamo qui dentro. Ok, premiamo quello. Mi sa che li aprivo sempre in questo ordine. Non mi ricordo esattamente, però. Questa è chiusa. Qua dentro c'è un medikit piccolo. Ora non mi ricordo se premiamo questo, forse. Come vedete ci sono dei simboli accanto a ogni pulsante. Questi simboli corrispondono alle porte. Che si aprono e si chiudono. Ok, ah, infatti qua c'è il medikit piccolo. Adesso però io voglio trovare la via d'uscita perché del resto non mi interessa. Come faccio a uscire di qui? Là è chiuso. Qua è chiuso. Provo con questo? No, che faccio? Lo premo di nuovo? 220 volte questo pulsante. Infatti lo premo 220 volte. Allora, proviamo questo di nuovo. Si apre questa. Ok, andiamo da questa parte. Cosa abbiamo? Ho trovato l'uscita, no? No, però ho trovato un altro medikit. Deretano. Ogni tanto ci vuole. Di qua? Ah, sì, ho trovato anche l'uscita. Ottimo. Ah, ci sono anche munizioni per MP5. Qua ho avuto un po' di deretano a trovare anche un po' di oggetti, eh? Giuro che non sapevo come si faceva. Perché di solito io apro le porte e me ne vado. Però mi è andata bene, dai. Non so se c'era qualcos'altro ancora, però sono già contento. Ah, eccoci qui adesso. Qui useremo le chiavi di Solomon che abbiamo trovato, così apriremo quella porta con delle spade e recupereremo un oggetto importante. Allora, le chiavi dove si usano? Da questa parte, sì. Ah, eccole. Una qui. Ok, chiave di Solomon. Sono uguali? Questa qua l'ha accettata. Se mettevo un'altra probabilmente diceva no.
Ecco, non ci sono passato. Ma guarda un po'. Volevo fare un salto laterale per atterrare subito lì. E invece... E si è aperta quella porta. Ok. Andiamo a recuperare l'oggettino. Utilissimo. Il martello. Datemi un martello. Che cosa ne vuoi fare? Lo voglio dare in testa. A quello che mi pare. C'è il cane, dove sta? Eccolo là. Schiatta. Adesso dobbiamo andare a recuperare anche un oggetto che ci sbloccherà un segreto. Questo qui, la stella, nascosta dietro una tenda, come vedete. Ottimo. Usciamo di qui. C'è ancora qualcosina da recuperare prima di andarcene. Rimembro bene. Cristallo della salute è sicuro. Infatti. E forse anche munizioni. Munizioni per Uzi. Che ci servono assolutamente. Ne abbiamo 160. E adesso... 200. 40 munizioni. Ottimo. Adesso per andarcene andiamo da questa parte... Ah, ci sono anche dei bengala, ottimo. È un medikit piccolo, l'ho notato. Pigliamolo. Good. E filiamocela, subito. Ok. Andiamo di qua. Perfect. Da dove usciamo adesso? Di qua. Dove siamo? Ah, sì, sì, perfetto. Rimembro. Dobbiamo andare lì. Qua se recuperiamo un segreto adesso, aprendo una porta con la stella ornata, usciremo poi di qua di nuovo. Per recuperare che cosa? Un cristallo della salute. Io ho l'energia al massimo, quindi non penso che verrò a recuperarlo. Comunque, vabbè. Poi vediamo. Comunque, ci allunghiamo semplicemente la strada, diciamo, perché poi dovremo rifare questa cosa. Non so se la vorrò recuperare. Ah, intanto è riuscita a salire anche. Wow! Vabbè. Ottimo. Dovevo correre un po' meno, sarei rimasto anche sopra. Pazienza. Arrampichiamoci qui. Vediamo di non cadere, possibilmente. Ecco, magari mettiamoci più al centro, va. Ok. Dovrebbero esserci topi qui adesso. Ci vengono incontro? No, state buoni lì, topastri. Piglio le pistole, va, per i topi. Inutile sprecare i colpi di Uzi, come ho fatto prima. L'altro topo. Topo di fogna. Stella ornata, martello massonico, biglietto. Così ci apre il passaggio. Ottimo. L'altro topo non c'è. Almeno adesso. Però ci sarà un nemico, quindi mi armo di fucile orso. E ecco il topo. Ehi! Non alzare le mani. Maniaco! Questo topastro, poi... Ok, questo ci dà un medikit piccolo. Allora... Qui non c'è niente, qui possiamo usare la stella per aprire questa porta che ci darà il segreto. Lì non c'è nessuno adesso. Però adesso magicamente comparirà un uomo. Guardate. Mi sembra di essere quello di Art Attack. Guardate. E infatti... Oh, sbattuto sul lampadario. Si è fatta male la Croft. Segreto. Allora, come dicevo, adesso noi ci arrampichiamo qui. E praticamente ci facciamo strada fino ad aggiungere un cristallo della salute. Però a me sinceramente non mi va neanche perché è solo una perdita di tempo. Visto che ho anche l'energia praticamente al massimo. Ce la filiamo? Segreto un po' inutile, dai. Almeno per come sto io adesso. Cioè, in queste condizioni mi è anche inutile arrivare fin lì per prendere un cristallo della salute e rifarmi tutto il giro. Guai! L'importante è che abbiamo preso il segreto, va. Martello massonico. Ok. Qua adesso recupereremo anche un altro segreto. Qui c'è questo pulsante da premere intanto. Che ci apre la botola per entrare nella metro. Qui c'è il segreto, vero? Yes. Quindi a quanti segreti siamo arrivati? Ci ho perso il conto. 4 su 5. Ok, ci resta solo quell'ultimo. Quello... diciamo più difficile da prendere, dai. Però neanche tanto. Ok. Quindi adesso dobbiamo andare da questa parte. Qui adesso arriva un altro uomo. Che ammazziamo senza pietà. Tiè, ci lascia qualcosa? Un medikit piccolo. Andate forte con i medikit, eh? Bravi, bravi. Andiamo qua giù. Poi qui. Ok. Che abbiamo quasi finito il livello, praticamente. Da quanto giochiamo? 24 minuti e 44. Buono.
Ho detto che era la giornata giusta oggi per registrare Aldwych. Sto andando bene. Benino, sto andando benino. No, sto andando malissimo. Perché ogni volta che dico sto andando bene, poi paf, schiatto. È così, funziona così, è matematico. Nella versione PlayStation 1 qua Lara gridava. Comunque, vabbè. Nella versione PC a quanto pare non fa. Cioè, poi se non volevamo recuperare anche l'altro segreto, praticamente qua avevamo già finito il livello. Però io voglio recuperare le sequette. Anche il quinto. Dove sta quel pirla? Bravo, vedi là così apri la porta. E possiamo sbloccare il segreto. Che è? Qualche pallottola? Bravo. Schiatta. Schiattate il primo. E schiatta anche il secondo. Anche voi mi date medikit? No, a quanto pare no. Vi siete stufati a darmi medikit, eh? Bastardi. Ho sentito una porta. Che cos'era? Vabbè. Apriamo questa. Apriamo quest'altra. Che poi neanche ricordo se sono a tempo, sinceramente, queste porte. Salviamo la partita. Così se non ce la facciamo. Perché non l'ho detto, non ricordo se sono a tempo. Se non ce la facciamo, ripartiamo da qui e andiamo a pescare il segreto, va? Ok, andiamo da questa parte. Adesso dovremmo andare di qua. Dobbiamo riprendere la metro. Quindi, arrampichiamoci. Ok, dobbiamo riprendere il pulsante. Viaggiare! Siamo già arrivati, wow! Andiamo di qua. Poi di qua. Momento. Che sto combinando? Che sto combinando? Da questa parte. Vai Lara, su! Dobbiamo anche muoverci perché, ripeto, non ricordo se sono a tempo, se porto o abbiamo tutto il tempo che vogliamo. Vai, un bel saltino all'indietro, perché dobbiamo andare di qua. Vai, lascia la salma di quello che abbiamo avanzato prima. Ma non ce ne frega niente. Adesso dobbiamo andare giù. Sì, qui giù. Praticamente dove abbiamo aperto quella botola, vi ricordate? Dove abbiamo avanzato pure il padrone con il suo cagnolone. Siamo quasi arrivati. Qua sta tutto di nuovo esattamente come prima. Chi se ne frega? Ok. Il cane qua non c'è più. Vabbè, dai, il cristallo della salute lasciamolo perdere. Tanto, abbiamo la salute al massimo quasi. Non vorrei perdere tempo poi magari trovarmi con la porta chiusa. E poi fatemi sapere, ragazzi, quella porta era a tempo. Mi viene il dubbio. Ok. Sì, che una volta superato il livello, chi se ne frega più. Basta che mi sono tolto Aldwych una volta per tutte. Che poi tocca cancello di loot. E intanto è aperta. Qua dovrebbe arrivare un altro nemico adesso. Schiatta! E non farò mai più. Porco maniaco. Ma qua un bengala ci vuole. Ok. C'è un po' di roba. Perfetto. Che altro? Un pulsante. Dovrebbe aprirci di nuovo la metro. Infatti. C'è altro? A quanto pare no. Quindi finiamocela. Da questa parte. Good. Poi. Sì, da quella parte. Dovremmo andare adesso. Sì, dobbiamo rifarci qua il giro. Perfetto. Sì. Possiamo dire che è fatta, ragazzi. Me lo ricordo perfettamente adesso. Andiamo di qua. Ok, adesso qui. Arrampichiamoci. Dovremmo atterrare ora praticamente dove atterriamo sempre. Dove abbiamo ammazzato quel topazio gigante. Ok, sì. Tutto perfetto. Dobbiamo andare giù ancora, sì. E possiamo tornare indietro. Da questa parte. Perfetto, sì, perfetto. Aia! Vicino al muro. Adesso andiamo di qua. Andiamo a raggiungere la metro. Così andiamo verso la fine del livello e oltre. E sono riuscito a non schiattare mai. Mai non schiattare mai. Perché ce la fai? Ok. Gira Fatim. Puoi chiamarmi Pro Gamer 1989. Sto facendo il pirla, non preoccuparti. Easy Gamer mi va benissimo.
ok. Siamo quasi arrivati. Vai Lara, vai! Accovacciata, cammina gattone, quattro zampe. Come Baby Birba, vi ricordate il bambino di quel film con quei tre rapinatori cretini? Cioè rapitori, voglio dire, non rapinatori. Che fanno, rapinano un bambino? Ok, medikit piccolo e possiamo andare giù. Usiamo il cefepatino e poi salutino. Ora ci voleva la musica di Mr. Bean. Ricordate nella sigla, lui che cade su quella luce. Così stai dando la caccia a Miss Lee? Affari, non piacere. Di sicuro fatti i cacchi tuoi, insomma. Detta bella, non hai la faccia per questo genere di cose. Tu invece ce l'hai? Che razza di domanda idiota è questa, eh? Io non ho nemmeno una faccia, cara mia. Sono venuto in cerca di lavoro e l'ho trovato. Incredibile Hulk. Cosmetica di Miss Lee, assistente di laboratorio. Nessuna esperienza necessaria. Una buona paga, sembrava andare tutto bene. Poi sono rimasto bloccato in una vasca di fluttuazione per giorni, immerso in un liquido puzzolente. E quando tutti noi siamo usciti, perché eravamo in molti a fare quel lavoro, né faccia né carne, sai. Un calcio e giù per lo scarico dei rifiuti, fin qui. Presunti morti. Un esperimento fallito, in pratica. Oh, grazie di avermelo ricordato. E come se non bastasse, un'altra beffa. Quando ho provato a porre fine alla mia vita, ho scoperto che non era possibile. Vuoi dire che Sofia sta cercando il segreto dell'immortalità insieme al suo nuovo fondotinta miracoloso? Proprio così, bellezza eterna. Solo che le cose non hanno funzionato al meglio. Lei però si è tenuta ai risultati migliori. Senti, a me non interessa più di tanto perché sei qui. Ma non puoi certo essere peggio di lei. Perciò ho deciso di fare uno strappo e di darti una mano. Grazie. Ma solo dopo che tu avrai fatto qualcosa per noi, qui. Generoso da parte tua. Che cosa vuoi? Una bottiglia di quella pozione per conservare le mummie si trova nel Museo di Storia Naturale. Liquido per imbalsamare. Esatto, non c'è niente di meglio per la carne in putrefazione. E poi il museo è un posto molto interessante, ti piacerà. Ma perché non ci vai di persona? Conosco una ragazza egiziana, la è scocciata perché non è riuscita a ottenere l'immortalità come si aspettava. Vedendo che abbiamo fatto meglio di lei in questo campo, non oso nemmeno immaginare quale maledizione possa riversarci contro per peggiorare ancora la nostra condizione. Ma apri quella porta prima che t'ammazzo! Tra i problemi, cara, tu puoi morire in pace. Grazie. Vabbè. Allora, Aldwych, cronometraggio, 30 minuti e 17, segreti scoperti, 5 su 5! Applauso qui, niente al feel good, applauso! Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo episodio di Tomb Raider 3, sono contento di essermi tolto Aldwych, ora toccherà cancello di load, grazie per avermi seguito, se vi è piaciuto mettete un mi piace, se non vi è piaciuto mettete un non mi piace, insomma fate come cacchio vi pare, io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao! Oh!